Dopo settimane di numeri che destavano grande preoccupazione, oggi si apre con una bella notizia. Il picco del Covid è stato registrato nelle scorse settimane, settimana scorsa. Oggi invece si segna una leggera flessione dei numeri che fanno ben sperare. Del quadro della situazione del contagio della pandemia in provincia di Varese, oggi nell'approfondimento di Malpensa 24 TV ne parliamo con Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di ATS Insuria. Benvenuto direttore. Grazie, buonasera. Buonasera. Lei è un po' l'uomo dei numeri, ma è anche la persona che ha un po' tutto il polso della situazione che ha seguito in questi mesi. Partiamo proprio da questa flessione. Cosa possiamo dire, direttore? Possiamo dire che, come avevamo un po' preventivato con i nostri studi, settimana scorsa sembra di aver raggiunto il picco. Adesso stiamo scendendo come numero di contagi e questo ci fa ben sperare. Soprattutto è importante avere pochi contagi quando partirà la vaccinazione massiccia. E i dati a nostra disposizione ci fanno osservare come l'RDT è in netto calo e al di sotto dell'1, questo significa che i contagi scendono. E questa è sicuramente la buona notizia che lei aveva detto in precedenza. Ecco, altri dati, altri numeri abbastanza sensibili che abbiamo imparato a seguire nelle scorse settimane, nelle conferenze stampa con ATS. Uno è quello sulle scuole, ad esempio, sì. E l'altro è quello nell'RSA, perché è una delle categorie più sensibili. Vediamo esatto, anche qui esatto. Come sono. E quello dell'RSA è sicuramente un dato che ci dà, se vogliamo dire, usare questo termine, più soddisfazione. Guardare come i contagi si sono ridotti è veramente importante, grazie al fatto che la vaccinazione che è stata fatta nell'RSA ha avuto proprio un successo direi strepitoso. La discesa dei contagi in una categoria fragile come quella degli ospiti dell'RSA è sicuramente fondamentale. Direi che il futuro per queste persone ricoverate ricoverate nell'RSA diventa sicuramente più roseo e ci fa ben sperare nel poter riaprire anche ai familiari queste strutture non appena riusciremo ad avere una copertura vaccinale più generalizzata nella popolazione. Direttore, lei 20 giorni fa aveva un pochino previsto l'arrivo del picco. Oggi se ci proiettiamo qualche settimana in avanti con questa discesa, salvo chiaramente imprevisti, perché sappiamo che il Covid lo si può controllare, lo si può anticipare, ma è ancora una brutta bestia da conoscere fino in fondo. Quanto, diciamo, sarà legata la discesa e quanto rimarremo ancora in zona rossa? Perché è una... È una domanda a cui è difficile rispondere. Purtroppo abbiamo visto che le variabili sono notevoli. Sicuramente la terza ondata è stata legata molto alla variante inglese che è penetrata in Italia, in Lombardia, ma un po' in tutta Europa. L'ipotesi è quella che alla fine di aprile i contagi si ridurranno in maniera sostanziale. Probabilmente il mese di maggio, in cui avremo una piena e auspicabile vaccinazione di massa, inizieremo davvero a vedere la luce in questo tunnel. Ecco, prima di arrivare a quello che è l'argomento clou della pandemia, cioè tutta la campagna vaccinale e i vaccini, rimaniamo su le varianti, perché abbiamo fatto settimane a cercarle, a scoprirle, a rimanere sorpresi che anche in piccoli posti come Viggiù ci fosse la variante sudafricana, inglese, brasiliana. Ecco, adesso diciamo quella diffusa è quella inglese, ma ce ne sono ancora, e soprattutto come si creano queste varianti? Allora, iniziamo dall'ultima domanda che mi ha fatto. Allora, il virus della SARS-CoV-2, il Covid, è un virus RNA che ha come caratteristica quella di mutare con molta facilità. È un virus pasticcione che ogni tanto sbaglia e si modifica. Questa modifica che fa nel processo, noi chiamiamo di replicazione, può essere vantaggiosa per il virus, cioè aumenta la sua contagiosità, oppure può essere svantaggioso, essere una mutazione fallimentare che porta all'estinzione di quel virus così come è mutato.
La variante inglese ha un enorme vantaggio rispetto al virus originale, no? Chiamiamolo wild type, quello di Wuhan per intenderci, e cioè dire è più contagiosa. La proteina spike, che è la proteina che si lega al recettore sulle cellule del nostro organismo, ha un'affinità maggiore, quindi automaticamente diventa più contagiosa. Però una cosa importante da dire è che l'ideale per un virus è essere più contagioso ma meno letale, cioè meno aggressivo. Questo è l'ideale, perché in questo modo si può replicare e espandersi di più. Un virus che fosse molto contagioso ma altrettanto letale finirebbe per autoeliminarsi. In questo momento abbiamo tante varianti che circolano. La variante inglese è quella che sta prendendo il sopravvento anche sulla variante originale, il wild type, e probabilmente sarà quella l'unica con la quale avremo a che fare a breve. Le altre varianti, noi abbiamo avuto la fortuna di un ottimo laboratorio, che è quello del professor Maggi della SST Sette Laghi, che ha evidenziato e è riuscito a scoprire numerose varianti, la brasiliana, la sudafricana, la thailandese, e anche alcune varianti del tutto sconosciute, a Viju appunto, che però sembrano essersi bloccate, cioè non erano delle varianti così contagiose da espandersi. Però a Viju abbiamo fatto anche un altro lavoro molto importante per limitare. Prima, come ricorderete, abbiamo fatto una tamponatura di massa di tutta la popolazione. Quando abbiamo trovato queste varianti, in accordo con Regione Lombardia, si è deciso di chiudere il paese, è un termine brutto, ma è quello che è stato fatto. Successo. E poi si è passato a fare una vaccinazione di massa. Ma ci arriveremo a Viju, direttore, la interrompo perché adesso entriamo in quello che è invece il tema caldo, le vaccinazioni. Subito dopo Natale c'era stato il Vaccine Day in tutti i capoluoghi, in molti capoluoghi d'Italia. Aveva creato una grande speranza, ma soprattutto, diciamo così, l'aspettativa che nel giro di pochissimo tempo tutti saremmo stati vaccinati. Non è stato così. Lei in una delle conferenze ha ricordato che se sia la Ferrari ma non sia la benzina, la Ferrari non va, e in questo caso la benzina sono i vaccini. Facciamo qui un punto di situazione parlando delle strutture. In questo momento si vaccina negli ospedali della provincia di Varese, ma tra qualche giorno come funzionerà? Dove ci si sposterà? Tra qualche giorno apriremo degli hub vaccinali con tempistiche diverse, ma già dal 30-31 verranno aperti sicuramente Malpensa Fiere, nel territorio appunto della provincia di Varese. Nella provincia di Como sarà aperto l'Ario Fiere e credo giorno 3 dovrebbe essere aperto anche alla Schiranna, due tenso strutture che ci permetteranno di aumentare in maniera notevole la potenza di fuoco. I vaccini stanno arrivando, abbiamo avuto degli arrivi, delle rassicurazioni da parte del comitato tecnico scientifico e del comitato che si occupa appunto della gestione delle vaccinazioni a livello regionale. I vaccini ci sono, è una fase in cui dobbiamo iniziare a vaccinare, soprattutto dobbiamo vaccinare e chiudere almeno con la prima dose entro metà del mese tutti gli over 80. È un impegno inderogabile, non possiamo farne a meno, perché gli over 80 sono la categoria che ha pagato più di tutti in termini di vite umane sulla questa pandemia. Che concluderanno probabilmente la campagna negli hub vaccinali anche loro, perché dovremmo fare così, perché loro con Pfizer hanno il doppio richiamo, quindi. esatto, sarà così, non sarà esclusivamente così, perché continueranno, diciamo che gli hub sono aggiuntivi alle strutture già esistenti, in parte sostituiranno, dobbiamo incrementare, dovremo arrivare per il 3 di aprile a vaccinare dai 5 ai 6 mila anziani in tutto il territorio della TS Insubria.
dovremmo arrivare a chiudere quindi intorno a metà del mese di aprile, arrivando circa 40.000-50.000 vaccinazioni, dipenderà poi dall'adesione, ma sono convinto che le adesioni degli over 80 saranno veramente massicce, non ho dubbi su questo. Certo. E dopo si partirà con la fascia d'età tra i 70 e i 79 anni, che è un esatto. pochino modificata rispetto a, esatto. a quella sì, iniziale. Sì, 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 si partirà. E cambierà anche il sistema di prenotazione. Esattamente, si passerà a un sistema, quello di poste, dove c'è la possibilità per il soggetto che si prenota anche di individuare la data e l'orario, quindi è un passo in avanti da questo punto di vista e cercheremo di evitare sicuramente quegli inconvenienti che sono successi e di cui si è parlato tanto con il precedente sistema di prenotazione. Partiremo sicuramente nella metà del mese con le vaccinazioni tra i 75 e i 79 anni, credo che a breve, nel giro di qualche settimana, anche meno, si darà la possibilità di effettuare questa prenotazione e quindi di iniziare con questa fascia. Naturalmente è un problema non semplicissimo, perché dobbiamo immaginare che questi hub devono crescere sempre di più. Perché questo? Perché intanto dovranno fare anche le vaccinazioni, la seconda dose dei soggetti over 80, quindi lieviteranno sempre di più e ritengo, dalle previsioni che abbiamo fatto, di poter arrivare a vaccinare dai 16.000 ai 20.000 soggetti al giorno. Anche perché non ci si limiterà ai tre hub che ho citato prima, ma state già studiando di aprirne altri sul territorio per essere più capillari sostanzialmente. Esattamente, quali? Esattamente, si pensa ad aprire Rancio Valcuvia, presumibilmente anche a Saronno, ma alcuni saranno gestiti da delle cooperative di medici di famiglia che si sono attrezzati per effettuare questa attività. Teniamo presente che anche strutture erogatori privati stanno collaborando con piccole quantità di vaccinazioni, ad esempio per gli insegnanti, ed è molto molto importante. Cercheremo di creare delle situazioni che consentano a tutti i cittadini di potersi vaccinare nel modo più comodo possibile, ma la comodità non può cedere alla necessità di vaccinare rapidamente i nostri anziani. Quindi mi rendo conto che per alcuni sarà magari un sacrificio doversi spostare di 10 km, però non possiamo farne a meno, è una questione di salute dei nostri anziani. È un sacrificio necessario. Assolutamente. Avevamo la macchina dei vaccini, è una macchina molto più complessa rispetto a quella dello screening per la positività, perché per lo screening bastavano due persone, un amministrativo che effettuava il tampone, per i vaccini ci vuole un mini team per ogni linea vaccinale e qui si pone il problema del personale, sì, ce n'è a sufficienza, ce ne sarà a sufficienza? Questo è effettivamente una criticità. Stiamo lavorando, abbiamo fatto un incontro proprio in mattinata con le SST per ragionare su questi aspetti e in particolare abbiamo visto che occorre fare un lavoro di squadra. Un lavoro di squadra dove non è gestito esclusivamente dalle SST che tra l'altro devono anche curare i pazienti affetti da Covid, perché è vero che possiamo rallentare su alcuni aspetti non urgenti dell'attività degli ospedali, ma il Covid lo dobbiamo gestire. Allora, volontari, medici volontari, sono stati fatti dei bandi, il famoso bando Arcuri, altre attività, ogni SST ha cercato di tra virgolette procurarsi il personale sufficiente, ma abbiamo pensato anche a un'altra cosa, integrarci con i medici di medicina generale che entreranno in questi hub a dare una mano fondamentale, preziosa, anche perché conoscono i loro pazienti. E poi bisognerà lavorare perché capire anche, io lo immagino nella seconda fase, non negli over 80, ma successivamente nella vaccinazione massiva, quando abbiamo di fronte un paziente che tipo di vaccino fargli fare,
perché ci sono delle situazioni in cui non è possibile fare il vaccino AstraZeneca, bisognerà dirottarlo su una linea che effettua il Pfizer. Ci saranno delle situazioni in cui dovremo renderci conto che quel soggetto non può fare la vaccinazione lì, ma lo deve fare in un ambiente controllato e protetto, cioè in un ospedale, e gli ospedali continueranno a fare le vaccinazioni. Quindi immaginiamo che è veramente una macchina molto complessa che non ci permette comunque di dire c'è la difficoltà, non abbiamo il personale. Lo si dovrà trovare, bisognerà farlo, non abbiamo un'alternativa, cioè va fatto. Dottor Catanoso, torniamo a Viggiù, così chiudiamo anche con una storia positiva sostanzialmente, ma nel senso buono del termine, dell'aggettivo, no? Viggiù si è trovato in zona rossa, si è trovato davvero isolato, blindato, finché non sono arrivati i vaccini. ATS ha un po' coordinato tutta la nascita del centro vaccinale. Ecco, ci racconta un pochino di quei giorni, dall'apertura del primo vaccino, che noi con Malpensa 24 abbiamo seguito una diretta, ma fino agli ultimi che ci saranno tra pochi giorni, esatto, con i richiami. Esatto. E chiudiamo anche con la situazione contagia Viggiù, perché anche questa è una cosa positiva. Viggiù è stato un esperimento forzato. La necessità di bloccare quelle tre tipi di varianti era assolutamente necessario. Abbiamo organizzato nel giro di pochi giorni, in collaborazione con l'amministrazione comunale, con la protezione civile, questa struttura che è in una palestra, una tensostruttura, che ci ha permesso di iniziare a fare questa campagna di vaccinazione di massa. Abbiamo utilizzato un sistema dell'ATS per effettuare le prenotazioni, abbiamo mandato gli SMS a tutti i soggetti, abbiamo iniziato con i più anziani e abbiamo somministrato il vaccino Moderna, che era più maneggevole rispetto al Pfizer, e poi siamo passati a fare dai 18 anni fino ai 65, vaccinando praticamente degli aventi, chiamiamo aventi diritto, cioè quelli che potevano essere vaccinati in quanto maggiorenni, superiori ai 18 anni, o che non avevano in quel momento la malattia, ce n'erano tanti, o erano in quarantena. Possiamo dire che siamo arrivati quasi al 70% di vaccinati, che ci fa pensare a una situazione in cui si creerà la cosiddetta immunità di gregge. Ancora non si è creata l'immunità di gregge, perché qualche contagio avviene, ma noi l'abbiamo rilevato, ad esempio due soggetti che erano vaccinati in settimana scorsa, che è legato al fatto che la prima dose non è sufficiente per creare in maniera assoluta una immunità. Questi soggetti però sono praticamente sintomatici e poi fanno parte di un nucleo familiare, quindi era difficile che non si contagiassero, certo, vicendevolmente. L'attività che è stata svolta lì è stata svolta in maniera con una macchina organizzativa che ha funzionato molto bene. Non ci sono stati problemi di sorta, non abbiamo avuto criticità come in altre situazioni, perché c'era una sorta di collaborazione complessiva di tutta la macchina, che ha funzionato alla perfezione, un ingranaggio che è andato benissimo e che ci ha condotto ad riuscire a vaccinare quindi una quantità di persone notevoli. Adesso, sabato prossimo, faremo la seconda dose per i soggetti che sono stati vaccinati con Moderna, e quindi tra una settimana inizieremo a vedere effettivamente i risultati, anche se c'è da dire che comunque i contagi sono crollati rispetto ad altre zone limitrofe. Vedremo anche di effettuare la seconda dose per i soggetti che sono stati vaccinati con AstraZeneca, presumibilmente in un centro di ex magazzini Cavalca, anche perché ci auguriamo che
quel posto lì non sia più utilizzabile, ovvero ritorni a essere la palestra della scuola con le scuole aperte. Ecco, questa è una speranza, ma è anche una richiesta di tanti genitori ultimamente. Facciamo un salto nel futuro, perché il Covid, cioè, se ne esce, sicuramente se ne esce, ma probabilmente il Covid rimarrà, probabilmente avremo bisogno ancora di vaccini e probabilmente però non ci saranno più i grossi hub vaccinali, quindi bisognerà incominciare a pensare a una nuova organizzazione per mantenere questa protezione nei confronti del virus. È importante perché il virus c'è. Non pensiamo di averlo eliminato e dobbiamo anche ragionare sul fatto che probabilmente, un po' come avviene per l'influenza, sarà necessario fare annualmente un richiamo. E questo va pensato adesso. Io mi auguro che i decisori politici lavorino e inizino a pensare che da gennaio del 2022 occorrerà pensare a una vaccinazione che non può essere più di massa, perché io mi auguro i centri fieristici ritornino a fare il loro lavoro, cioè non possano essere per 3-4 mesi chiusi per fare vaccinazioni. L'ipotesi che andrà gestita sarà quella di arrivare a vaccinare con vaccino monodose, un po' come per l'influenza, cioè una siringa, un vaccino, e utilizzare quelli che sono più stabili, esattamente come l'influenza. Poi stabiliremo chi dovrà effettuare la vaccinazione, io penso ai medici di famiglia, ma verosimilmente questo sarà un discorso che avverrà a livello nazionale, dove con accordi sindacali si arriverà a gestire in maniera assolutamente corretta questa attività. Però bisogna iniziare a pensarci già da adesso. Speriamo di non farci, diciamo, prendere in contropiede tra qualche mese. Io mi auguro proprio di no. Direttore, io la ringrazio e la saluto, è stato molto preciso e anche chiaro, e saluto anche chi ci segue, do appuntamento al prossimo approfondimento di Malpensa 24 Web TV. Grazie. Arrivederci.